Almeno 5.000 persone al Palameeting di Riva del Garda hanno decretato il successo di Garda con Gusto. L'evento dedicato alla carne salada, nei 3 giorni di svolgimento della manifestazione, è stato declinato nei modi più inattesi e creativi dagli chef che sono stati prestigiosi ospiti dell'iniziativa, validamente affiancati dai ragazzi del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Riva del Garda, che nella giornata finale hanno dato luogo anche a una spettacolare sfida. Abbiamo intervistato Cristian Berto e Simone Ruggiati. Cristian, un grande team per un menù veramente speciale stasera. Diciamo che è il team che vince, non è la persona singola. Io senza l'aiuto dei ragazzi e dei professori da solo non posso fare nulla. Ci vuole una squadra, la spiegazione dei bei piatti. Io ho portato un po' la mia esperienza, la creatività con loro e con i professori, soprattutto che adesso questi ragazzi per 9 mesi e li tengono sotto col bastone e la carota, come si dice, perché in un futuro, se magari fra 20 anni, fra 10 anni, loro al mio posto a fare questi eventi qua. Tre aggettivi per definire la carne salata? La carne salata è molto intrigante, è una ruffiana e saporita. Meglio cotto o cruda? Preferisco all'antica cruda. Si apprezza nel migliore dei modi il profumo e il sapore. Cotta però è da provare. Secondo me siamo molto simili alla carne salata, perché siamo semplici. Io penso che la cucina, quella da tutti i giorni, quella che comunico quando faccio le cose pubbliche, perché è inutile venire qua e fare dei piatti che non rifarà mai nessuno a casa. Secondo me è bene comunicare la cucina di tutti i giorni. Abbiamo un prodotto che è unico e già pronto, come la carne salata, quindi pronta, messa nel piatto e basta. Ma se vogliamo un po' esaltarla, è quello che ho fatto io. Poche cose diventa simpatica e carina, ma la cucina di tutti i giorni deve essere semplice e leggera. E ho visto una bella risposta e mi sono anche parecchio divertito. Tu sei un abitué della carne salata, cioè la utilizzi e la mangi spesso. Sì, tra l'altro sono stato chiamato perché più volte dico anche in trasmissione carne salata, infilo in tantissime mie ricette e quindi hanno detto se dobbiamo prendere uno prendiamo Simone. Quindi è stato facilissimo, ho scritto 3 ricette nuove in un minuto perché quella è buona così. E quindi è quasi un problema a volte esaltarla perché si rischia quasi di rovinarla. Ci siamo riusciti a farla bene, poi il corso, la gara fra i ragazzi mi è piaciuta molto perché mi sono risentito un po' quando io ho iniziato la mia carriera e è stata una bellissima giornata. Qual è stato l'abbinamento più ardito che hai visto oggi con la carne salata? Ma in realtà sono stati abbastanza bravi, tutti hanno messo una parte croccante, una parte acidula, forse il gin fizz, cioè la spuma, è già un po' più particolare, ma non tanto la spuma, erano i germogli, perché tutti i ragazzi forse i germogli li usano come decorazione, ma i germogli hanno un sapore. E quel sapore è molto netto e rimane molto in bocca, quindi se si esagera basta un germoglio in più per rovinare il piatto. Però sono giovani, sono ancora tempo, anzi, sono bravissimi.